Camomilla Poetica, 18 novembre 2020, terza puntata dedicata a Silvia Plath. Come abbiamo già accennato nella locandina, insomma, che questi giorni ha preceduto la Camomilla Poetica, la puntata di oggi è dedicata non solo alla nostra poetessa americana, della quale stiamo cercando di scoprire la vita proprio nei minimi dettagli, ma anche all'amore e agli amori di questa poetessa molto controversa per certi versi, no? Perché aveva un carattere molto particolare, pieno ricco di contraddizioni, che però è stato anche poi ciò che gli ha dato la grandezza che oggi può vantare di avere. Cos'è stato l'amore per Silvia Plath? Vi ricordate cosa abbiamo detto nella scorsa Camomilla Poetica? Lei aveva questa mania di cercare di provare a tendere alla perfezione in maniera anche molto rigida. Mi riconosco moltissimo in lei in queste cose, scusate lo sfogo molto veloce. E quindi anche nell'amore ovviamente andava a cercare in qualche modo la perfezione. Una perfezione che significava anche per certi versi una presenza assidua, perenne, non poteva essere un amore qualunque, doveva essere una cosa forte, travolgente e soprattutto lei non doveva sentirsi abbandonata, non poteva sentirsi più abbandonata perché le era già successo. Quando aveva 8 anni e quando era morto suo padre, Otto Plath, del quale abbiamo parlato invece nella prima puntata dedicata a Silvia Plath, nella Camomilla Poetica, che se volete andare a rivederle, tra l'altro le ritrovate non solo nella pagina, ma anche sul nostro YouTube, canale YouTube Pensieri, dove piano piano sto caricando qualche video, non solo Camomille Poetiche, ma anche qualche visione di canzoni. Bene, ho cercato di fare un piccolo schema degli amori di Silvia Plath, anche se oggi andrò molto più a braccio rispetto agli altri giorni. Nel libro che ho letto sulla vita di Silvia Plath, scritto da Anne Stevenson, che è questo, proprio Vita di Silvia Plath, è un libro di circa 200 pagine, vi consiglio di leggerlo perché comunque è molto bello, molto forte anche come libro. Generalmente, cioè, nei libri io vado a cercare principalmente la vita, no? Le cose vere, dirette. E questa è una vita vera. E ci sono delle cose che generalmente nei libri magari non troviamo. Quindi ve lo consiglio comunque, anche se io non sono mai stata una grande fan delle biografie, però in questo caso è altamente consigliato. Comunque, il primo accenno, diciamo, no? All'amore, a parte, vabbè, magari quelle pomeciatine adolescenziali, eccetera, sull'amore, questo libro per Silvia Plath lo fa ai tempi in cui lei era al college, allo Smith, e dice che praticamente per Silvia Plath, anche se mandava delle lettere alla mamma dove sembrava tutta quanto una vita perfetta, quella del college, in realtà stare in compagnia, soprattutto delle sue coetanee, magari belle, intelligenti, ricche soprattutto, non era un granché. Cercava sempre uomini, aveva veramente una fortissima ammirazione per quegli uomini che in qualche modo dimostravano di essere fortemente indipendenti, che non avevano mai bisogno di uniformarsi, a differenza invece di quello che faceva appunto la nostra poetessa. Tra questi uomini vi posso elencare tre delle principali relazioni che ha avuto Silvia: una è quella con Eddie Cohen, l'altra è quella con Richard Sassoon. E la terza e ultima e fondamentale è quella con Ted Hughes, che poi è l'uomo che ha sposato. Qualche piccolo aneddoto su ognuno di questi uomini. Lei ragionava tantissimo sul tipo di uomo che voleva, che le è capitato anche nella vita di avere più relazioni contemporaneamente. Non per male, perché volesse prendere magari in giro qualcuno, semplicemente perché stava cercando ciò che era perfetto per lei. Magari in qualcuno ci trovava il corpo e in qualcun altro invece ci trovava l'anima. Quindi aveva bisogno invece di trovare qualcuno che avesse queste due caratteristiche concentrate all'interno appunto della stessa persona. E per questo motivo forse la sua ricerca è stata poi anche spasmodica, spesso finendo anche non vorrei utilizzare il termine ménage à trois, ma nel senso con relazioni contemporanee, ecco. Questo è quello che ha fatto fino ad arrivare appunto al suo Ted Hughes. E Eddie Cohen, giusto per dirvi un aneddoto, con lui aveva delle lunghissime conversazioni epistolari, solo epistolari non si conoscevano. Lei di lui adorava sicuramente la sua mente, oltre che la sua indipendenza. E un giorno Eddie Cohen, dopo aver rotto con la sua ragazza, non
non c'era una relazione vera e propria tra loro, c'era proprio un rapporto epistolare. Prende la macchina, attraversa tre stati negli Stati Uniti, arriva nel Massachusetts dove viveva Sylvia Plath, e lei sta là per partire in vacanza con un suo amico. Appena vede Eddie, ma lui lo vede stanco con la barba e lui non corrispondeva per niente all'immagine dell'Eddie che invece si era fatta lei nella sua mente, e quindi lo manda via. Fondamentalmente lei era andata a farsi il viaggio con il suo amico e Eddie Cohen non è stato nemmeno invitato ad entrare in casa. Fa il viaggio di ritorno, sempre attraversando tre stati, si ferma a casa di una ragazza che lo accoglie per una notte. Il giorno dopo, stanco, deluso da quello che era successo con Sylvia Plath, in uno scontro frontale, Eddie Cohen muore. Anche lui era giovanissimo. Un'altra figura poi importantissima che entra all'interno della vita di Sylvia Plath, a parte Dick Norton, che a un certo punto era considerato, questo quando lui era ancora negli Stati Uniti, che era considerato proprio anche il suo fidanzato, ma in realtà lei non lo voleva, era semplicemente perfetto da un punto di vista, come possiamo dire, cioè se andava a vedere le sue caratteristiche poteva risultare che lui fosse perfetto, cioè un bel tipo, studiava medicina, quindi un futuro sicuro, e quindi per lei questo poteva andare bene, cioè nel senso l'importante è che mi garantisca una stabilità, una sicurezza e che sia l'uomo che va bene con me, per me sia da un punto di vista fisico, che intellettuale, che economico, perché lei era molto ambiziosa sotto tutti quanti questi punti di vista, quindi non è che poteva permettersi di stare con qualcuno che non fosse alla sua altezza. Però nel 1955, quando lei è ancora negli Stati Uniti, incontra poi Richard Sassoon, laureato a Yale, che a quei tempi lavorava come rappresentante di caldaie, però in realtà era una grandissima mente anche lui. E con Richard Sassoon, nonostante in quell'estate del 1955 Sylvia Plath ebbe relazioni appunto con più uomini, come vi stavo spiegando, ha questa relazione molto passionale con quest'uomo che andò avanti per tantissimo tempo. Lei poi si trasferì a Cambridge perché aveva vinto una borsa di studio dopo il college, dopo lo Smith, nel 1955 appunto. E questa relazione con Richard Sassoon comunque continuò, anche se lui non era a Cambridge, però capitava di vedersi, a quanto pare era anche sessualmente molto stimolante questa relazione. E lei era completamente innamorata di quest'uomo, completamente, erano state a Parigi per una vacanza praticamente, e lei era rientrata a Cambridge completamente stordita dalla bellezza di questa relazione. Nel frattempo però a Cambridge Sylvia Plath cosa fa? Cioè Sassoon comunque è lontano, lei esce, si gira intorno, conosce anche altri uomini, eccetera. E le era capitato, tra le varie cose, insomma, di leggere delle poesie all'interno di una rivista che era stata fondata da dei ragazzi che avevano studiato a Cambridge, e tra questi scriveva poesie anche Ted Hughes. E lei rimase particolarmente colpita delle poesie di questo Ted Hughes, tant'è che un giorno a una festa che si svolse a Cambridge nel 1956, lei andò lì e in qualche modo, cioè dopo aver flirtato magari con uno o con l'altro, aver bevuto comunque, chiacchierato, eccetera, eccetera, e a un certo punto appare nella stanza, vede nella stanza lei, quest'uomo. Alto, bruno, massiccio, gigantesco per lei, quindi perfetto per lei, no? E in più, cosa aveva Ted Hughes di interessante, perché ha attirato l'attenzione di Sylvia Plath? Ted Hughes era un poeta tra l'altro molto, molto, molto bravo e molto, molto, molto stimato. Lei aveva letto anche alcune sue poesie. A un certo punto lo vede un pochino solo, diciamo, nella stanza, allora lei si avvicina durante questa festa e gli pronuncia un verso della poesia di Ted Hughes. Lui fa: ti piace? Ti è piaciuta? Sì, mi è piaciuta. Comunque, lei anche un po' alterata magari dall'alcol, lui continuava a offrirle da bere, eccetera, continuano a parlare e lei racconta di questa loro conversazione come se le sbattesse in continuazione i piedi. Poi Ted Hughes disse che effettivamente questa cosa la scrisse nel suo diario il giorno dopo, che effettivamente non avvenne questa cosa qua dello sbattere i piedi, però in qualche modo diciamo che era la frenesia, no, che lei aveva dentro per quest'uomo, nonostante ci fosse ancora Richard Sassoon da qualche parte, in Francia precisamente, e lei era particolarmente innamorata anche di Richard Sassoon, però Ted Hughes era
insomma, qualcosa che per lei era un altro di quegli uomini, appunto, massiccio, gigantesco, che andavano bene per lei, che erano perfette, più in più un poeta molto dotato e stimato, ricordiamoci. In quella serata, durante, quando si incontrano in questa festa, a un certo punto lui, dopo aver versato del brandy, eccetera, lui che non perdeva mai il controllo, lui che non beveva mai smodatamente, eccetera, a un certo punto lui la bacia e lei gli morde una guancia e a lui esce del sangue e si porta dietro questo sangue per tutta quanta la serata. La serata poi non la concludono insieme, anzi addirittura lei aveva saltato un muro di non so cosa ed era finita comunque a letto con un altro tipo che non c'entrava niente con Ted Hughes. Ted Hughes, tra l'altro, in quel periodo lavorava a Londra per un'agenzia, cercava praticamente romanzi da trasporre cinematograficamente. E quindi lui parte di nuovo a Londra, però poi torna, cerca di vedere Silvia, addirittura vanno a lanciare dei sassini alla finestra di Silvia una sera a Cambridge, nella casa dello studente, tra virgolette, dove stava Silvia, sbagliando finestra, quindi riparte a Londra, poi torna e poi lei, parlando con un altro amico di The Hughes, lui gli dice, vabbè, va a partire praticamente a Parigi per andare dal Richard Sassone, e lui gli dice, ma perché non vieni a bere una cosa come con Ted a Londra prima di partire a Parigi? Ma sì. E quindi, poche settimane dopo essersi conosciuti a quella festa, Ted Hughes e Sylvia Plath dormono insieme in un appartamento, tra l'altro sporco, lercio, fatiscente, dove Sylvia Plath, da americana che invece amava le grandi comodità americane, non ci aveva magari mai messo piede, se non fosse che questo Ted Hughes gli aveva fatto proprio un effetto spaventoso, cioè era stato devastante lui per lei, no? Nonostante stesse andando a raggiungere il Richard Sassone in Francia. Dormono insieme, non si sa cosa accadde, poi lei va in Francia, Richard Sassone in Francia, in queste vacanze di Pasqua dove dovevano vedersi, non si fa trovare in casa. Non le lascia una lettera, non le lascia niente, semplicemente non c'è. Quindi lei torna a Cambridge affranta perché Richard Sassone l'aveva abbandonata completamente, immaginate che cos'era per lei l'abbandono, l'aveva abbandonata il babbo, non poteva abbandonarla mica un'altra persona adesso. Quindi Richard Sassone le ha fatto forse il torto più grande che le potesse fare. Lei torna a Cambridge completamente cambiata, anche da quello che dicono le persone che la conoscevano, che l'avevano vista allora. Torna a Cambridge e dice, basta, io ho scelto Ted Hughes. Ho scelto Ted Hughes, finito. Tra l'altro, per Ted Hughes aveva anche già scritto una poesia. Il giorno dopo essersi conosciuta a quella festa, lei aveva scritto una poesia, che è la poesia che vi leggerò oggi, Pursuit. E ve la leggerò precisamente in questo momento. Un po' lunga. Ricordatevela bene questa poesia, perché secondo me potrebbe essere importante anche per completare il racconto della vita di Sylvia Plath. Quindi pursuit, ossia inseguimento. C'è ancora una frase in francese che preferisco non leggervi perché la mia pronuncia in francese forse l'ho dimenticata. Inseguimento, scritta da Sylvia Plath per Ted Hughes il giorno dopo che si sono conosciuti nel 1956 e con la festa a Cambridge. C'è una pantera che mi incalza. Un giorno me ne verrà morte. La sua voracità ha incendiato le foreste. S'aggira più superba del sole. Malioso e tacito scivola quel passo, sempre avanzando alle mie spalle. Dallo sparuto abete gracchiano stragi e corvi. La caccia è aperta, la trappola è scattata. Scorticata dai rovi mi trascino sulle rocce, spossata nella calura del meriggio. Lungo la rossa rete delle sue vene, qual fuoco corre, quale brama è desta. Mai sazia, perlustra il paese, condannato dalla nostra colpa ancestrale. Gridando, sangue, che si versi sangue. Carne esige lo squarcio della sua bocca. Aguzzi i denti laceranti e dolce, la rovente furia della sua pelliccia. Sono arsura i suoi baci. Ogni zampa è un rovo. Fatto funesto consuma il suo appetito. Nella scia di questo felino spietato, accese per la sua gioia come torce. Giacciono donne dilaniate e arse del suo corpo affamato fatte esca. Le colline ora schiudono minaccia, figliano ombra. La mezzanotte avviluppa il bosco afoso. Il nero predone, trascinato dall'amore, tiene il mio passo con fianchi sinuosi. Dietro i cespugli contorti dei miei occhi, agile si apposta.
Nell'agguato dei sogni brillano gli artigli che guastano la carne e bramosi, bramosi sono i lombi tesi. Il suo ardore mi cattura, incendia gli alberi e io corro divampando nella pelle. Che pausa, che frescura può lambirmi quando quell'occhio giallo brucia e marchia? Scaglio il mio cuore per fermarne il passo, per spegnere la sete e fondo il sangue. Lui mangia e ancora il suo bisogno vuole cibo. Pretende un assoluto sacrificio. La sua voce mi insidia, mi ipnotizza. La foresta sventrata cade in cenere, inorridita da segreta voglia. Fuggo da un tale assalto di fulgore. Entro nella torre delle mie paure. Chiudo la porta su quell'oscura colpa. Sprango la porta. Tutte le porte sprango. Il sangue corre, mi rimbombano le orecchie. Il passo della pantera è sulle scale. Ora lo sento, che sale, che sale. Bene, molto forte, no? Direte questa poesia. C'è una pantera che mi incalza. Un giorno me ne verrà morte. Ricordatevi questi versi per le prossime puntate. Penso che ne faremo altre due su Silvia Plath. Uno sulla rabbia e uno sulla sua morte. E questa poesia di cosa parla? Fondamentalmente parla della lussuria. Ok, della lussuria e anche di quell'io violento che è nascosto dall'essere una persona precisa, perfetta. E infatti lei il giorno dopo aver incontrato Ted Hughes e avergli morsicato la guancia, avergli fatto uscire sangue, eccetera, aver finito la serata con un altro uomo, e ricevuto su dall'altra parte, eccetera, eccetera, scrive alla mamma dicendole, cioè facendole proprio un discorso proprio da brava ragazza, in qualche modo per nascondere questo. Questa lussuria, no? Che sentiva dentro, che la faceva sentire magari per certi versi, diciamo, sporca, ok? Non avrebbe dovuto, probabilmente, però effettivamente questo magari era il sentimento che lei aveva in quel momento, aveva soltanto 23 anni. E fatto sta che comunque lei torna appunto dalla Francia, delusa da Richard Sassoon, e dice. Basta, ho scelto Ted Hughes, ho scelto Ted ed è lui l'uomo con cui io voglio stare. Lei lo definì in questo modo: l'uomo più forte del mondo, ex studente di Cambridge, brillante poeta, Adamo robusto, corpulento e sano. Tutte cose importanti, no? Cioè, lui è forte, ma soprattutto quindi la può proteggere, che è quello che per lei è fondamentale. Lui è un ex studente di Cambridge, quindi comunque è anche un brillante poeta, quindi comunque stimola anche la parte intellettuale di Sylvia Plath. Un Adamo robusto, corpulento e sano, quindi anche un uomo in salute. Per lei questo è fondamentale. In effetti, Ted Hughes era non solo un bellissimo uomo, non solo una persona sana e in perfetta salute, forte, non solo un grandissimo poeta che prima o poi indubbiamente vi leggerò, ma Ted Hughes era anche, come posso dire, un uomo forse dei sogni, nel senso che aveva tantissime attenzioni per lei, faceva sempre in modo di non deluderla, perché poi era molto facile deludere Sylvia Plath, diciamo, perché lei aveva una capacità di entusiasmo assoluta e allo stesso tempo una capacità di provare rabbia e rancore, che sto pensando di fare proprio una camomilla poetica apposta solo per raccontarvi la rabbia di Sylvia Plath. Questo amore con Ted Hughes cosa fu? Fu splendido, loro andarono a convivere, si sposarono nel 1956, il 16 giugno 1956, quindi pochi mesi dopo essersi conosciuti, in quel momento Aurelia Plath, la mamma di Silvia, era a Londra, approfittarono della sua presenza per sposarsi, il Bloomsday, e sapete cos'è il Bloomsday, no? Il 16 giugno è il giorno in cui, che sceglie praticamente James Joyce per raccontare una giornata intera di Leopold Bloom, che è il protagonista appunto dell'Ulisse. È un libro spettacolare che io ho letto, vi ho messo anche un articolo che ho scritto sul tema dell'Ulisse, se avete il coraggio leggetelo, perché comunque è un vero capolavoro, in una giornata diciamo, concentrato tutto quanto il senso di una vita intera, anche di più. Quindi loro si sposano in questo giorno speciale, che comunque è, si sposano molto oltre 10 minuti, Dio mio, questo è grave, in questo giorno speciale perché ha dei richiami letterari. Convivono per un po' a Cambridge, poi vanno a vivere in Spagna, poi vanno a vivere negli Stati Uniti,
E poi a un certo punto tornano in Inghilterra, dove lei rimane incinta per la prima volta, nasce Frida e poi più avanti nascerà Nicholas. E tra l'altro, quando vivevano a Londra per un periodo, prima di trasferirsi nel Devon, in una casa, insomma, campestre, diciamo, vivevano in un appartamento abbastanza piccolo a Londra, dove Ted Hughes lavorava, faceva tutto quanto, mentre Silvia si occupava della casa, della cucina, che doveva essere tutto quanto perfetto, non voleva avere ospiti, e Ted Hughes aiutava quando c'erano ospiti, eccetera. E lui lavorava in un angolino ristrettissimo, in un metro quadrato. Eppure lavorava e non si lamentava, anche se gli amici alcuni loro amici erano molto preoccupati per Ted che lavorava in queste condizioni, ma in realtà lui non si lamentava. Silvia comandava per certi versi e a lui andava bene così. Quando nacquero i figli, lui fu un padre stupendo, aiutò tantissimo Silvia, guardava i bambini, si dividevano i compiti, quando lui lei doveva lavorare, lui guardava i bambini, quando lui doveva lavorare, lei guardava i bambini, eccetera, eccetera. C'è un aneddoto tra l'altro, sia di questo angolo, di questo metro quadrato dove Ted Hughes lavorava, sia della casa del Devon dove poi andarono. Due episodi molto simili che per certi versi forse sono stati, specialmente il secondo, in qualche modo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Perché cosa è successo tra Ted Hughes e Sylvia Plath? Dopo quel grande inseguimento della pantera, dopo che la pantera aveva mangiato la sua preda e poi la sua preda si era trasformata in qualche modo nella pantera stessa, cosa è successo? Lo vediamo la prossima volta. Dedicheremo una puntata alla rabbia di Sylvia Plath. Grazie per averci seguito. Buonanotte da pensieri. PS. E dobbiamo cambiare molte cose nell'associazione, come vi ho detto ieri, e preparatevi perché nelle prossime settimane, sicuramente la settimana prossima, presenteremo due libri fotografici, ma ne parleremo meglio nei prossimi giorni. Grazie per averci seguito, buonanotte da pensieri.